Anche questa settimana, amici, dal libro di padre Maurizio Botta, Nasi lunghi, gambe corte, un pensiero, ed è sulla pigrizia. Che tale vizio abbia in sé qualcosa di vergognoso, dice l'autore, lo attesta la stessa irrefrenabilità con cui ci giustifichiamo ogni qualvolta veniamo accusati di essere pigri. Di questo vizio si legge anche nella Sacra Scrittura, come nel libro dei Proverbi e del Siracide, dove il pigro è addirittura assimilato a una palla di sterco. Oggi invece, sin da piccoli, si assiste ad una sorta di istigazione alla pigrizia, instillata da genitori troppo apprensivi, pronti a evitare ogni minima fatica ai propri figli, e favorita da insegnanti disponibili ad accettare anche una pessima grafia dai loro studenti, abituati a scrivere per abbreviazioni sui social network, per non parlare della pigrizia nella lettura e di quella ben più grave nel fare il bene. Se rifiutiamo il sacrificio della pazienza, la sofferenza dell'attesa, non impareremo né insegneremo mai nulla. La madre perfetta fa la figlia inetta, per dirla con un proverbio, nella misura in cui fa tutto lei e non permette che la si aiuti, i figli escono come escono. Così, frustrando ogni tentativo dei figli, li si impigrisce. Tale vizio può essere sia il frutto del perfezionismo, sia l'esito della cultura dell'aiutino che demonizza il sacrificio, sia del nichilismo contemporaneo. D'altra parte, perché ci si dovrebbe sacrificare se nulla ha valore e significato? Ecco allora l'altra faccia della medaglia della pigrizia, la tristezza. Quella tristezza diabolica che ingloba il senso ultimo della vita e il senso possibile di tutti gli atti umani. La tentazione di dire e di pensare che tutto è inutile, per cui a nulla serve impegnarsi per qualcosa, né tantomeno perseguire con fatica il bene. Il canto, il vivere la vita come un pellegrinaggio, la carità operosa, la preghiera e la liturgia costituiscono alcune vie maestre per uscire dal nichilismo e scrollarsi di dosso la pigrizia, in quanto è solo riacquistando il senso e assaporando il gusto di una vita piena che si è spinti ad alzarsi dal divano. Buona settimana!